Questo programma è offerto da Premio Sicilia 2014 alla ficarazzese Elisa Martorana. Palermo, violenta rapina in una tabaccheria. Aspra, collocata la pedana per l'accesso a mare dei disabili. Sport, Italia vincente contro l'Inghilterra. Premio Sicilia 2014 alla ficarazzese Elisa Martorana. La 13ª edizione del Premio Sicilia si è svolta con momenti itineranti in più città siciliane. Sabato 14 giugno 2014 ai Giardini Naxos, in provincia di Messina, durante un salotto televisivo regionale sono state proclamate le personalità premiate. Premio Sicilia 2014 per l'arte sezione fotografia è stato conferito ad Elisa Martorana. La creativa originaria di Bagheria per l'occasione ha ricevuto anche l'esclusiva benemerenza Federico II. I due importanti riconoscimenti sono stati proclamati dal Sovrano Ordine dei Templari Federiciani di Sicilia e consegnati alla nota artista dal Gran Maestro Corrado Armeri e dal Gran Priore. Con questo esclusivo riconoscimento Elisa Martorana corona un anno di successi. Palermo, violenta rapina in una tabaccheria. È accaduto nella decorsa notte a Palermo, nel quartiere Malaspina, dove i carabinieri della compagnia Piazza Verdi sono intervenuti a seguito di una violenta rapina ai danni di una tabaccheria, ad opera di due persone, di cui una armata, i quali, dopo essersi introdotti all'interno della rivendita, colpivano con il calcio della pistola il titolare ottantenne, appropriandosi di svariati pacchetti di sigarette per un valore di circa 1.800 euro, nonché della somma contante di 400 euro contenuta nella cassa. Le immediate indagini svolte dai carabinieri, grazie anche all'attenta visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, hanno consentito agli investigatori di individuare e trarre in arresto uno dei due rapinatori, identificato in Michele Ammirata, nato a Palermo, classe 1982, disoccupato, con alle spalle un curriculum per rapine di tutto rispetto. Castelbuono. Arrestati due ladri palermitani in trasferta. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Castelbuono hanno tratto in arresto due palermitani, il 35enne Pietro Quartararo e il 26enne Stefano Calvaruso, trafficanti di materiali ferrosi già noti alle forze dell'ordine, sorpresi a rubare all'interno di un albergo distante dal centro abitato e da qualche tempo ormai in disuso, diventato ormai meta preferita dai predatori di metalli. Alessandro Accetta, impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Martinico, ruba tubi in metalli dall'acquedotto comunale, arrestato. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Partinico, quando i carabinieri hanno tratto in arresto con l'accusa di furto aggravato
Mario Celestino, 54enne di Borgetto, disoccupato, noto alle forze dell'ordine. Una pattuglia del nucleo radiomobile ha sorpreso l'uomo in piena azione, su di una scarpata posta a margine della strada statale 186, mentre asportava dei tubi in metallo dall'impianto di riserva del sistema idrico dell'acquedotto comunale. I carabinieri accertavano che lo stesso, con l'utilizzo di una fiamma ossidrica, aveva già accantonato, pronte per essere prelevate, 11 tubature per un peso complessivo di 2.000 kg, circa per un danno pari 8.000 euro circa. Le tubature recuperate nel corso dell'operazione sono state restituite all'evento diritto. Aspra, collocata la pedana per l'accesso a mare dei disabili. Attraverso un comunicato, l'ufficio stampa di Bagheria informa sulla collocazione su una delle spiagge di Aspra di una lunga pedana, passerella, per facilitare l'accesso dei disabili al mare della frazione. L'idea, nata da un cittadino di Aspra, Giovanni Vanella, ha permesso non solo a lui ma anche a molti altri diversamente abili di poter raggiungere con facilità il lido che gli aspresi chiamano lo scaro. Alla posa della passerella era presente anche il neosindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, che, come nel suo stile che i cittadini bagheresi hanno apprezzato anche durante la campagna elettorale, ha attivamente partecipato a pulire la spiaggia e alla posa dei pezzi di legno che sono stati gentilmente offerti da un imprenditore locale negli scorsi anni. Abbiamo sposato l'iniziativa di Giovanni Vanella, nostro attivista, perché ci ha offerto una delle tante occasioni che non ci faremmo scappare per porre attenzione ai problemi delle persone che soffrono di diverse disabilità, ha detto il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque. Bagheria, fruizione dei beni culturali ed ambientali. Un fitto programma di attività finalizzate alla fruizione dei beni culturali ed ambientali del nostro territorio sarà avviato a partire da mercoledì 18 giugno nell'ambito del progetto Genitori e Giovani Insieme per nuovi percorsi educativi, finanziato dall'Assessorato regionale per la famiglia e le politiche sociali. Ad agire in sinergia la comunità parrocchiale della Chiesa Madre di Bagheria, le scuole ITES Sturzo e Liceo Scaduto e l'associazione Il Gabbiano. Obiettivo delle attività è quello di favorire il dialogo fra genitori e figli e fra giovani e adulti attorno ai valori fondamentali dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza attiva. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Io voglio aiutare Apriticuore perché Apriticuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriticuore Onlus. A te non costa nulla in piuma, per Apriticuore è un aiuto concreto. Apriticuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Sport. Italia vincente contro l'Inghilterra. È un grande esordio per gli azzurri ai mondiali, un successo prezioso e molto sofferto, coi gol di Marchisio al 35esimo, il pareggio di Sturridge al 37esimo ed il gol del successo firmato da Mario Balotelli al 50esimo, con un perfetto colpo di testa. Nel finale traversa Di Pirlo su punizione. Nel segno di Super Mario, i tre punti che lanciano l'Italia come favorita del girone, soprattutto dopo la sconfitta dell'Uruguay contro la Costa Rica. We'll be right back.
buongiorno e benvenuti alle previsioni redatte da ilmeteo.it, il sito numero uno in Italia. Aggiornamento meteo per lunedì 16 giugno. La tempesta d'estate, Summer Storm, continua a colpire duramente l'Emilia Romagna con rovesce temporali, temporali anche in Toscana e Marche. Ecco il dettaglio: al nord ancora tempo perturbato, soprattutto sull'Emilia Romagna orientale, dove ci saranno ancora possibili nubi fragili e temporali. Tanta pioggia inizialmente anche sul basso Piemonte, ma migliora. Sul resto delle regioni molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, talvolta alternate a schiarite occasionali o a pause asciutte. Spostiamoci al centro, dove il tempo risulta molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse, spesso temporalesche e forti, sulle Marche settentrionali, Umbria e poi anche sulla Toscana, specie centro settentrionale, e altrove più asciutto e anche con qualche schiarita. Raggiungiamo le regioni meridionali, qui le precipitazioni risulteranno sparse, localmente temporalesche, ma ci saranno anche schiarite soleggiate, più sole su Calabria e Sicilia. I venti continuano a soffiare in senso antiorario, orientali sull'alto Adriatico, di Libeccio sul basso Tirreno, scirocco sul basso Adriatico Ionio. Temperature previste minime che non subiscono particolari variazioni, comprese sempre tra i 15 e i 22 gradi. Di giorno prevediamo 19-26 gradi al nord, 19-27 gradi al centro e 22-30 gradi al sud. Amici, l'aggiornamento si conclude qui. Ancora forte maltempo sull'Emilia Romagna e piogge diffuse anche altrove. Summer Storm non accenna a diminuire. Seguite i nostri aggiornamenti solo su ilmeteo.it. Ciao! Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi il 16 giugno si ricorda Sant'Aureliano Vescovo. Il nome Aureliano è una variante di Aurelio, derivato dal latino aureus, dorato, con significato letterale. Dice il proverbio: chi ama assai parla poco. Sono nati oggi Achille Lauro, Stan Laurel, Giacomo Agostini. Il 16 giugno 1904, in questo giorno, è ambientato l'Ulisse di James Joyce, uno dei maggiori romanzi del XX secolo, che racconta la storia di una sola giornata attraverso il monologo interiore dei protagonisti. Nel 1963, a bordo del Vostok 6, Valentina Tereskova diventa la prima donna ad andare nello spazio. La missione, durata 3 giorni, effettuò 49 orbite terrestri. Infine, il 16 giugno 2002, Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio santo, con il nome di San Pio da Pietralcina. Woody Allen ha detto: lo psichiatra è un tizio che vi fa un sacco di domande costose che vostra moglie vi fa gratis. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, lunedì 16 giugno. Ariete, Luna ed Urano influenzano positivamente la vita pratica e vi rendono efficienti, mettendo in risalto la vostra immagine di professionisti. Nel lavoro la prontezza di riflessi e la capacità di giocare sull'imprevisto agirà a vostro favore. Toro, che rivoluzione! Con la Luna in Acquario, l'ansia e la confusione risulteranno le vostre peggiori nemiche, inducendovi a commettere errori. Le vostre capacità si rivelano scarsamente utili quest'oggi di fronte agli imprevisti che incontrate. Gemelli, le geometrie planetarie sembrano ben auguranti oggi. Potete confidare soprattutto nel trigono Luna-Marte, che infonde tanta energia positiva. Fate conto su una bella lucidità e su un'invidiabile chiarezza di idee per affrontare ogni avventura. Cancro, avete una forte spinta interiore e siete motivati. Approfittatene per impegnarvi con maggiore lena nel solito, dichiarando guerra alla pigrizia. Potrete puntare a obiettivi ambiziosi con buone probabilità di raggiungerli, dovete solo crederci. Leone, non sempre si può marciare ad alta velocità, ogni tanto è necessario rallentare quando la strada è piena di buche e rischia di farvi sobbalzare. Oggi l'opposizione della Luna in Acquario vi para davanti degli ostacoli e fate fatica ad aggirare. Vergine, siete molto lucide in questo periodo di lavoro, i sentimenti sono al sicuro e i risultati sono finalmente più concreti ed apprezzabili. Non siete autorizzati a incrociare le braccia, ce n'è ancora tanta di strada da fare per arrivare in alto. Bilancia, con il trigono della Luna in Acquario a Marte nel vostro cielo, vivete davvero un momento d'oro.
Gli astri fanno la loro parte, ora tocca a voi. Senza strafare, cogliete velocemente l'occasione propizia per salire in alto sulle scale del successo. Scorpione, bersagliata da Saturno, la Luna in Acquario crea un'atmosfera pesante, portando a rimbangare questioni che credevate ormai morte e sepolte. Tenete a freno le spese, specie se nascono per compensare una mancanza o un senso di insicurezza. Sagittario, si prospetta un eccellente inizio di settimana, grazie soprattutto al concorso della Luna in sestile, che in fatto di comunicativo è un vero portento. Oggi gli astri sono pronti a sollevare dalla noiosa routine con novità e buone notizie su vari fronti. Capricorno, volenti o nolenti, sembra proprio che dovete far buon viso e cattivo gioco e accettare senza fiatare qualche rimescolamento in sede di lavoro. Superato l'impatto iniziale, vi godrete tutti i vantaggi dei cambiamenti, ma farete fatica ad ammetterlo. Acquario, quello che doveva essere un giorno fortunato per la Luna nel vostro segno con il trigono di Marte diventa qualcosa di ancora più splendente. Riuscite a concretizzare le vostre fantasie grazie all'entusiasmo con cui affrontate ogni questione. Pesci, giornata positiva priva di grandi eventi e ideale per ripartire. Il lavoro in fase di stand-by, l'amore non dovrebbe dare grattacapi. I guai sono sempre a portata di mano, ma se non li andate a stuzzicare, se ne rimangono in disparte.